Numero 31 di Luce e Vita di domenica 7 ottobre. Nell'editoriale che apre il settimanale, Angela Amato, presidente dell'associazione Molfettesi nel Mondo, manifesta gratitudine al vescovo Monsignor Cornacchia, che sarà in Argentina dal 9 al 22 ottobre per la 65esima edizione della Festa della Madonna dei Martiri, a cui gli emigrati molfettesi sono particolarmente legati. Il vescovo sarà accompagnato dal vicario generale Don Raffaele Tatulli e da Don Beppe De Ruvo e saranno ospiti presso l'Annunziatura di Buenos Aires, dove opera Monsignor Vincenzo Turturro. A pagina 2, Don Nicolò Tempesta, responsabile dell'ufficio catechistico diocesano, presenta il percorso di scuola media, con un'attenzione in più rivolta ai ragazzi di terza media che quest'anno si apprestano a ricevere il sacramento della confermazione. Sulla stessa pagina la notizia dei 40 anni dei festeggiamenti per la Regina del Paradiso nella parrocchia Sant'Achille di Molfetta e il convegno diocesano degli educatori ACR con l'assistente nazionale Don Marco Ghiazza il prossimo 10 ottobre. Pagina 3 è dedicata all'ottobre missionario. Don Vincenzo Sparapano, da poco incaricato di guidare l'ufficio della pastorale missionaria, racconta motivazioni e aspettative di questa nuova sfida accolta con grande entusiasmo. In parallelo la testimonianza di Sara, che ha partecipato al percorso Ora è tempo di missione presso i frati cappuccini di Giovinazzo. Venerdì 12 ottobre si terrà la tavola rotonda Vita in missione alle ore 19:30 presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria, a Molfetta. Tra gli ospiti, Don Paolo Malerba, sacerdote Fidei Donum della nostra diocesi in Kenya. Il paginone centrale dedica spazio alle testimonianze di alcune volontarie dell'Unitalsi sul pellegrinaggio a Lourdes tenutosi dall'8 al 14 agosto, con la guida spirituale del vescovo e di Don Cesare Pisani, assistente diocesano. La parrocchia San Pio X, intitolato all'onorevole Enzo De Cosmo, deceduto 2 anni fa, impegnato in politica e in azione cattolica, una sala parrocchiale, alla presenza di parenti, amici e fedeli. A pagina 6 Don Benedetto Fiorentino presenta la Veritatis Gaudium, il documento di Papa Francesco sulle ricchezze delle periferie culturali e l'importanza per la Chiesa di mantenere l'impegno di mediazione culturale e sociale per un vero rinnovamento ecclesiale. Sulla stessa pagina i dettagli per partecipare all'udienza privata con Papa Francesco il 1 dicembre come occasione di ringraziamento dopo la visita a Molfetta lo scorso aprile. Pagina 7 è dedicata a due proposte letterarie. Un tesoro di città è il libro d'esordio di Paola De Pinto, nostra collaboratrice nonché presidente della cooperativa FEART, che da anni gestisce il Museo Diocesano di Molfetta, in cui racconta alle generazioni più giovani le bellezze nascoste e i valori più solidi della città di Molfetta. Per il 60° anniversario della morte di Gaetano Salvemini, il movimento Salvemini ha pubblicato nei mesi scorsi il volume Salvemini, non mollare è il nostro motto, curato da Cosmo Sallustio Salvemini con prefazione di Franco Ferrarotti. Un libro che ripercorre un secolo di storia italiana per capire il presente e progettare il futuro. In ultima pagina, un ricordo personale di Don Mimmo Amato, deceduto il 4 ottobre di 3 anni fa, scritto dal suo successore alla guida della parrocchia Madonna della Pace, Don Angelo Mazzone. Grazie per l'attenzione e buona lettura a tutti.